Salve, sono Alex Giordano. Tra le tante cose, sono docente di marketing, comunicazione e pubblicità presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Napoli Federico II. Ed oggi ho trattato qui con i ragazzi il tema dell'etnografia digitale, o in gergo chiamata anche nettonografia. Siamo partiti da un fraintendimento comune, forse dato dalla parola stessa che definisce l'ecosistema che abbiamo studiato come social media. E forse appunto questa parola proprio media che ci induce a fraintendimenti perché ci induce appunto a reiterare gli approcci tipici dei media studies su quello che in realtà non è un mezzo di comunicazione, uno strumento, ma è appunto un intero ecosistema. Dato dalle piattaforme tecnologiche come YouTube, Facebook e le altre che verranno, ma anche e soprattutto dalle pratiche, dalle immaginazioni di tutti gli individui che abitano queste piattaforme. In questa ottica abbiamo appunto introdotto il concetto di infosfera, un concetto che meglio ci aiuta a comprendere il superamento appunto di un dualismo tra realtà virtuale e mondo reale, no? Qualcosa che ci ha accompagnato fino a questi ultimi anni, e invece il concetto che abbiamo introdotto è quello appunto di società aumentata, quindi una società che ha questo livello aumentato, quindi dato proprio da questa infosfera, da questo guscio dato dalle terminazioni elettroniche che consente a ogni individuo di essere uno infog, cioè di essere appunto un media proprio, può essere appunto è l'essere umano che diventa media, che in qualche modo riesce a introiettare tutto quello che troviamo nel reale, nel mondo fisico, nella comunità, dentro questo livello appunto aumentato dell'infosfera. E qui le cose per chi si occupa di marketing e di comunicazione si complicano un po' perché si scompiglia, se vogliamo, la dinamica classica di domanda e offerta, quindi una dialettica basata su un mondo delle imprese e dei target a cui riferire la nostra comunicazione o al quale unicamente vendere dei prodotti, ma tutto questo espone sostanzialmente anche l'azienda a un sistema narrativo più complesso, dove l'azienda non comunica soltanto quando vuole comunicare, ma lo comunica con il suo agire e su tutta la filiera. E quindi sostanzialmente abbiamo detto, scherzando più volte oggi con i ragazzi, che è impossibile, anzi, dannoso, rischioso per l'impresa inquinare l'Oltrepò Pavese e magari salvare l'Orso Bianco al Polo Nord. Quindi, i pubblici ci invitano quindi a una coerenza radicale, una trasparenza radicale. Gli obiettivi quindi sono stati quelli di definire sostanzialmente alcuni assetti che determinano, quindi strutturali, questa dimensione, quindi questo ecosistema in cui ci muoviamo, e abbiamo visto quattro parametri che Dana Boyd ci suggerisce, che sono appunto questo criterio primo di persistenza. Ci racconta di stare attenti che tutto quello che mettiamo nella rete viene automaticamente archiviato. Questo vale anche per critiche, per mozioni negative verso l'azienda, lesive per la reputazione. Un concetto di replicabilità, cioè tutto quello che postiamo nella rete facilmente può essere duplicato, embeddato, diffuso, e questo determina quindi una scalabilità delle idee nella rete a prescindere dalla potenza di mezzo, quindi non è più solo una questione di investimenti, c'è una scalabilità che può essere determinata da fattori altri. E il fatto, quindi il quarto criterio di ricercabilità, ma il fatto stesso appunto di rivolgersi a pubblici indistinti, cioè non è soltanto il nostro target il destinatario della nostra comunicazione. Ma nel momento in cui abbiamo immesso la nostra comunicazione in questo ecosistema, ci sfugge di mano il suo controllo e quindi tutto quello che comunichiamo può arrivare a tutti. Quindi partendo da queste, diciamo, riflessioni, abbiamo visto un po' nelle reti i brand come dei sistemi narrativi complessi
dove appunto il brand non è soltanto la narrazione generata dal dipartimento marketing, ma anche e soprattutto la narrazione complessa che tiene conto di tutti i soggetti che concorrono alla sua formazione. E quindi, come diceva Jeff Bezos di Amazon, la marca è sempre di più quello che dicono di noi quando noi non siamo nella stanza. Quindi, in questa ottica, abbiamo capito come analizzare attraverso un'etnografia digitale non soltanto le aggregazioni semantiche, quindi le reti sociali, ma andare anche nel senso narrativo delle varie plurali narrazioni intorno al brand per capire come cogliere elementi scientifici. Non più da un focus group con 10 persone intorno a un tavolo, ma da milioni di conversazioni che sono utili su più fronti. Sicuramente per confezionare una strategia di comunicazione coerente con quanto si aspetta il nostro pubblico, che quindi non è più il nostro target da bombardare con un messaggio di comunicazione, ma è appunto un pubblico produttivo introdotto quindi nelle pratiche anche di creazione del senso intorno al brand, e quindi sostanzialmente possiamo accogliere dal pubblico tutti quelli che sono i codici simbolici di riferimento, le metafore e tutto il mondo con il quale piace al pubblico appunto creare un patto con la marca. Possiamo addirittura, e qui credo sia la cosa più interessante, oltre a tutto il discorso sulla brand reputation, che sicuramente è importante, passare a una dimensione quindi anche di innovazione guidata dai nostri pubblici. Cioè, sostanzialmente forse non c'è più tempo, non è più il tempo per immettere anche nella società, quindi non solo nel mercato, prodotti che non hanno senso, cioè comunque non credo sia più il tempo per un'ennesima profumazione del nuovo shampoo o balsamo, ma è possibile con l'etnografia fare un'innovazione che metta nel mercato prodotti utili, necessari, richiesti dal pubblico. Questo, secondo me, è un aspetto tra i più importanti, quello appunto che se è vero quello che diciamo da anni, che il passaparola è la forma di comunicazione di marketing più potente, quindi forse è anche vero che diciamo, un buon prodotto è quello che non ha bisogno di pubblicità, intesa nel vecchio modo, ha bisogno di una nuova funzione di mediazione, se vogliamo simbolica, che in qualche modo ci aiuti a capire un nuovo patto, diciamo, tra aziende e suoi pubblici. Consiglierei tante letture, consiglierei di girare nella rete, di andare a teatro, di guardarsi incontro e quindi di non considerare più la società come un mercato, no? Quindi, ma capire che il mercato è parte della società e non il contrario, e sicuramente rispetto ai temi che abbiamo detto, consiglierei il libro La quarta rivoluzione di Luciano Frodi, sicuramente il libro Brand di Hada Marvison, e sicuramente consiglierei la lettura di Society Reloaded, che io e Hada Marvison, con contributo di tanti colleghi del gruppo di ricerca sul societing, tra cui i nostri ispiratori come Bernard Cova e tanti altri, abbiamo edito per Legea lo scorso anno, e che sostanzialmente prende tante tematiche come la lettnografia, come il discorso intorno alle start-up, le stampanti 3D, e cerca di capire come in realtà nel contemporaneo abbiamo già gli strumenti per poter affrontare, diciamo, una crisi che in realtà non è un momento, è un momento appunto evolutivo che non può essere risolto come una restaurazione, ma come la necessità di andare oltre, di riconfigurare appunto un nuovo modo di essere e di fare società. Grazie.